Ben sai, Matilde, avevo scelto di fare un passo indietro con questi report, ma adesso ho preso questa decisione. Voglio tornare un po' alla volta per cercare di rafforzare un concetto molto importante. Vaccinarsi è importante, è fondamentale. L'analisi che ho condotto ieri ha evidenziato come a livello europeo la campagna vaccinale è molto efficace. In sintesi, gli stati che hanno vaccinato di meno e peggio, adesso, oggi, in questi giorni, hanno molte più persone malate in ospedale, molti più decessi e molti più casi attivi. Altri paesi come l'Italia, il Portogallo, la Spagna, che stanno molto avanti rispetto a quelli dell'Est Europa, mostrano numeri quasi irrisori rispetto sia a quelli che abbiamo visto l'anno scorso, che erano 10 volte maggiori, sia a quelli di adesso di questi altri paesi. Questa analisi l'ho portata anche a livello regionale. In Italia, nella nostra Italia, le 20 aree territoriali, 21, vedono dei numeri simili a quelli europei, gli stessi risultati. Le regioni che sono più avanti con la campagna vaccinale e l'Abruzzo fra queste, hanno meno persone in ospedale, meno casi attivi e meno decessi. Altre regioni invece che sono più indietro, un po' per carenze sanitarie, un po' anche per la titubanza di alcune persone o di alcune classi sociali, mostrano numeri in controtendenza, come la Sicilia, la Calabria, il Friuli, che in questi giorni è stato protagonista di queste famose proteste di Novax, e la provincia autonoma di Bolzano. Sono regioni che dimostrano numeri molto più elevati rispetto alle altre italiane. Che dire? La curva si sta alzando, è vero, però proprio per questo, proprio per questa analisi che volete trovare sulla mia pagina Facebook, capiamo che è importante vaccinarsi. È importante vaccinarsi per il semplice motivo che è efficace. In questo momento, quindi, forza con le vaccinazioni, la curva sale, ma possiamo combatterla. Forza con le terze dosi e forza con le prime e le seconde di chi ancora ha avuto paura. Convinciamo i nostri amici e cerchiamo di vaccinarci perché è importante. Così possiamo sicuramente passare un fine anno sereno.